Sabato 10 ottobre nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi si terrà la celebrazione per la beatificazione di Carlo Acutis, il giovane invocato da più parti come protettore della rete, di internet, insomma. Nato a Londra, dove i genitori si trovavano per motivi di lavoro del padre il 3 maggio del 1991 e cresciuto a Milano, venne colpito da una forma di leucemia fulminante. La visse come prova da offrire per il Papa e per la Chiesa e morì il 12 ottobre del 2006 nell'ospedale. San Gerardo di Monza a 15 anni compiuti. Un ragazzo normale come tanti altri, un ragazzo dedito allo studio, dedito ai giochi della sua età, che amava divertirsi, che amava stare in compagnia degli amici, ma con un segreto. Aveva scoperto un grande amico, aveva scoperto Gesù, si fece apostolo e si fece apostolo come? Con la cosa più gli stava a cuore, l'informatica. Riusciva a utilizzare i mezzi di comunicazione sociale con uno scopo, quello dell'evangelizzazione e della promozione umana. Carlo Acutis, protettore di internet. In questi giorni sono molti quelli che lo ripetono. La proposta nacque nel 2016 nella Filmoteca Vaticana alla presentazione della biografia del giovane scritta da Nicola Gori, su sollecitazione di Monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. La televisione ha una patrona, Santa Chiara, eh, la radio, il cinema non ancora, io spero però arrivino presto gli angeli e perché no, internet Carlo Acutis. In fondo anche Papa Francesco ha ricordato eh, nella lettera ai giovani, Christus vivit, proprio Carlo Acutis come eh, un giovane del suo tempo impegnato nell'annunciare il Vangelo e testimoniare la vita di Dio. Perché si è sviluppata molto la documentaristica, eh, l'audiovisivo diciamo in genere su Carlo Acutis? Perché Carlo Acutis nella sua vita breve ma molto intensa ha realizzato molte iniziative importanti che si prestano molto bene ad essere documentate attraverso il video. Sono diciamo, elementi di una storia che eh, davvero può prendere il cuore, oltre che lo sguardo di tanti ragazzi e di tante ragazze, e dire a tutti che è possibile anche oggi vivere l'esperienza del Vangelo.